Ho saputo che mercoledì prossimo, mercoledì 29 di giugno, si inaugura a Scutari in Albania da parte di un gruppo di giovani un nuovo sito di audiolibri dedicato agli audiolibri. E quindi verrà fatto un evento in tale occasione. È una promozione dell'audiolibro in lingua albanese. L'iniziativa mi pare interessante e soprattutto è anche un segno che, come avevo cercato anche di dire, essere una mia impressione, che questa attività sta un po' prendendo piede, insomma. E secondo me, tanto più prenderà piede quanto anche ci sarà una qualità delle letture. E questa qualità delle letture è un po' difficile da dosare perché ci sono lettori molto professionali, ci sono lettori molto bravi, attori, ma a volte anche l'attore, e me ne sto rendendo conto, frequentando per un altro motivo anche un qualcosa che ha a che fare con un incontro, insomma, con un attore, quindi osservando la modalità di operare dell'attore professionista. Bene, a volte l'attore tende, diciamo, è molto narcisista e quindi tende a sopravvalutare se stesso rispetto al testo. Al di là del fatto di cambiare le parole, ma insomma nel libro non si cambiano le parole, ma a volte l'attore tende a dare più importanza alla propria interpretazione che non a cercare di vedere quello che c'è dentro sul testo, insomma, ad emergere rispetto al testo. Altre letture a volte possono risultare fredde, possono risultare non espressive e quindi a volte stancano quando non sono abbastanza sentite, insomma, quando non si partecipa emotivamente a quello che dice il testo. La cosa non è facile, non è tutto, anche perché è un lavoro questo di leggere per altri, è un lavoro abbastanza stressante, è un lavoro che richiede tanto tempo, è un lavoro che richiede anche una certa concentrazione, che richiede un silenzio intorno, che richiede poi, quando lo si fa da soli, tutto un lavoro supplementare di correzione, di pulizia, di revisione, insomma, un lavoro lungo, che richiede anche il fatto di saper adoperare un minimo qualche programma, insomma, di sapersi un attimo. E poi c'è questa qualità che si potrebbe sempre migliorare dal punto di vista dell'audio, insomma, no? Di cercare una qualità audio che io non ho trovato, non riesco a trovare, ma insomma, richiederebbe un'attrezzatura molto, molto, molto grande, molto importante, insomma, no? Però nello stesso tempo è anche una cosa avvincente, cioè quando si comincia a leggere, e anche a leggere ad alta voce, poi in realtà diventa quasi una droga. Si butta dentro, si ha voglia, quando si comincia un libro si ha voglia di finirlo, poi già si pensa al successivo, e allora poi c'è anche una rincorsa un po' ai titoli, no? Poi si comincia a trovare piacere nel cercare nuovi modi, nuove modalità di scrittura. Di cercare quello che è moderno, quello che è stato moderno a suo tempo, insomma, quello che è innovativo. C'è sempre un qualcosa che ti tiene teso, che ti fa sempre, diciamo, che ti spinge sempre più avanti, insomma, no? Ben venga che si faccia in tanti questo tipo di attività che poi per me è una passione, non è un hobby, insomma, una passione, una modalità anche di passare il tempo. Però a volte ci si sente anche utili quando si permette ad altri di accedere oppure di far conoscere oppure di far scoprire, di sentire la bellezza di cose che altrimenti non avrebbero trovato e non avrebbero scoperto, insomma, no, e questo magari succede anche tramite per mezzo tuo.
Quindi tanti auguri, insomma, di buon lavoro e di buon proseguimento in questa iniziativa che riguarda, da quel che ho ben capito, la promozione di un sito in lingua albanese di audiolibri che verranno offerti gratuitamente. Tanti auguri e buon lavoro.